why love, as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Buonasera a tutti, questa sera siamo in una, con un'intervista un po' particolare, in un posto di classe. Siamo qua dal Bissola Marina, dall'Associazione Arti in Campo, e abbiamo un repertorio femminile non indifferente, giustamente, è una bella panoramica da far vedere, peccato per le mascherine perché si potrebbero riconoscere meglio, ma le riconoscono lo stesso, dai, abbiamo... Bene, allora, noi siamo l'associazione Arti in Canto. Niente, ci occupiamo appunto di voce e canto a 360 gradi. Adesso, in questo preciso momento, siamo in appoggio qui a Casa Rossello, ad Albissola Marina, con uno spazio dedicato appunto ai lavoratori di voce. E io a questo punto presenterei anche le altre ragazze che sono qui sul palco con me, che sono Paola, Martina e Marta, che sono appunto tutte socie, ognuna con un ruolo differente. Marta è la direttrice artistica, Martina è la segretaria e anche lei presenta dei laboratori che si occupano proprio di voce attraverso l'utilizzo, la percezione corporea. E Paola è una nostra socia, cantante, alunna e collaboratrice, anche lei preziosissima. Ecco. Ciao, allora, domanda, da quanto è che fai parte di questa associazione? Come ci sei arrivata? Vabbè, io in realtà conosco Eliana da quando sono bambina, perché è stata la mia prima insegnante di canto, e poi ho intrapreso questo percorso a livello anche accademico, e sono tornata qua da poco e ovviamente ho subito ricontattato Eliana, ma non ci siamo mai perse ovviamente di vista, e collaboro da quest'anno con una pausa di 3 anni, perché sono stata via da Savona, e collaboro quest'anno attivamente, insegno anch'io canto all'interno dell'associazione e collaboro con tutti i laboratori che stiamo mettendo in pratica. E per incontrarci l'unico modo è appunto utilizzare il mezzo della registrazione. Ovviamente è una registrazione live, quindi poi un po' di soddisfazione rimane, però appunto stiamo un po' progettando anche per la conclusione di quest'anno alcuni appuntamenti e alcuni, diciamo, progetti che possano essere comunque musica live, ecco. Ma, diciamo, mi sono avvicinata, sarà 4 anni forse adesso all'associazione, cantando nel coro dell'associazione, e perché mi è sempre piaciuto cantare, pur non avendo mai fatto lezione di canto, insomma, quindi ho voluto introdurmi un po', diciamo, nell'ambiente, e ho sempre avuto tantissime difficoltà proprio a livello di batticuore, diciamo, di emozione, quindi a gestire l'emozione, e quindi ho capito, facendo appunto queste lezioni già nel coro, che era un'ottima soluzione, diciamo, fra virgolette, insomma, un ottimo modo per riuscire a canalizzare un po' questa emozione che facevo fatica a gestire. Quindi, con tutta la pazienza di Eliana, e insomma, ci sono riuscita, faccio ancora fatica, però è stata un'ottima, diciamo, per me medicina, ecco, posso dire così, è stata, mi ha curato per tante cose questa, avvicinarmi al canto. E questo video appunto è nato dall'esigenza anche nostra di riuscire a stare un po' insieme, perché ci manca tantissimo il fatto di non riuscire più a fare, insomma, le cose che facevamo una volta tutti, cioè salire su un palco, cantare, insomma, emozionarci, insomma, essere tutti insieme, insomma, condividere le nostre emozioni. E quindi questa idea appunto del video che ci ha proposto poi Eliana. Quindi il video è nato dal presidente? È nato dal presidente, però... O in generale? Gli ho proposto poi il discorso del linguaggio dei segni, no? Perché io lavoro nella scuola e tutti questi ragazzi che si salutano sempre così, allora ho detto, perché no, diciamo, cercare di sfruttare il linguaggio dei segni. Allora, la passione per il canto ce l'ho da quando sono piccolina, che cantavo le sigle dei cartoni animati in televisione, però mi sono avvicinata all'associazione nel 2012.
Posso dire che Leliana sia stata la mia unica insegnante di canto e ne sono veramente felice, perché oltre ad essere una grande insegnante proprio a livello tecnico è anche una bellissima e piacevolissima persona a livello personale, quindi mi sono subito trovata strabene anche in quell'ambito lì. Perché uno magari non ci pensa, ma nel canto si usano anche dei muscoli, no? Perché uno pensa faccio palestra, uso i muscoli, ma non è in realtà così, anche nel canto, che è un'arte che magari uno non pensa dove si possa usare anche l'attività fisica, c'è anche questo. Allora, noi ci troviamo in questo momento, abbiamo una sede qui ad Albisola Marina in Via Italia, in appoggio a Casa Rossello. Normalmente siamo anche su Albisola Superiore in questo momento, relativo al Covid abbiamo dovuto sospendere l'attività perché lo spazio che avevamo sono dedicati ai bambini e quindi non potevamo più condividerli. Però appunto sicuramente ritorneremo anche su Albisola Superiore. Dov'è? Anche se adesso non si può, dov'è il posto? Con l'asilo del centro. L'asilo del centro. E poi se qualcuno fosse interessato alle nostre attività ci trova su Facebook come Associazione Arti Incanto, può contattarci anche personalmente, tanto sicuramente molti che vedranno questa trasmissione, qualcuno qui presente lo conosce, e la mail a cui scrivere è info.artincanto@libero.it. Per l'appunto abbiamo in previsione per domenica il lancio di un video suonato e cantato dal vivo, ovviamente con l'aiuto delle multitraccia, nel senso che non potendo fare musica d'assieme in questo momento. Abbiamo, stiamo cercando di fare tutto il possibile per mantenere comunque vivo la scintilla della musica live, della musica suonata, della musica vera, della voce vera, e una canzone dedicata a una grande autrice, una grande firma della musica internazionale che è Carole King, proprio per la festa delle donne, e la canzone è You Make Me Feel Like a Natural Woman. Ecco, adesso concludiamo in un modo un po' particolare perché secondo me è una bella conclusione di questa bellissima intervista. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired.